Un buongiorno ai telespettatori di Le Fonti TV. Apriamo oggi la settimana dedicata al diritto penale e agli avvocati penalisti. Un palinsesto che andrà in onda appunto da oggi fino a venerdì, ricco di appuntamenti, interviste, focus, tutte incentrate sul ruolo cruciale che è chiamato a svolgere l'avvocato penalista in questa particolare fase di ripartenza. Ecco, oggi partiamo proprio dai problemi, dalle criticità che stanno affrontando sul campo i professionisti, laddove il campo è proprio quello delle aule del tribunale. Le sentenze vanno avanti a rilento, il sistema giustizia stenta a ripartire, al contrario appunto del paese, e diciamo che è stato creato un sistema di processo a distanza che però trova la netta contrarietà da parte degli avvocati. Oggi potremo fare diciamo un tour sul territorio per vedere come stanno funzionando gli uffici giudiziari grazie al nostro ospite che vi presento e che è l'avvocato Eriberto Rosso, segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Buongiorno avvocato e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, premetto dicendo appunto che l'Unione ha avviato un tavolo con il Ministero della Giustizia nei giorni scorsi proprio per monitorare l'andamento, insomma, il funzionamento, diciamo, degli uffici giudiziari sul territorio. Grazie alle vostre camere territoriali state facendo proprio un lavoro di tracciamento e le chiedo subito che cosa emerge. Prego. Sì, grazie. Dunque, innanzitutto le dico e dico a chi ci sta ascoltando che l'Unione delle Camere Penali è organizzata per il tramite delle sue camere, territoriali e anche con uno specifico osservatorio dati che si è fatto carico di questa attività di rilevamento. Quello che è emerso è che sostanzialmente l'attività giudiziaria è bloccata, nonostante la seconda fase, quella partita dall'11 maggio, dovesse essere una fase di ripresa. Attualmente l'attività giudiziaria di udienza è ripartita con valori in ordine al 15-20%, ma se poi teniamo conto che all'interno delle udienze sono diminuiti i processi che vengono chiamati per ragioni logistiche, davvero è una quantità modestissima quella delle udienze che vengono celebrate. Come molto molto complicato è l'accesso in tribunale, a volte è necessario, in molte sedi è necessario procedere con appuntamenti richiesti via mail, ottenendo non sempre risposte, anche semplicemente per ordinare copia delle sentenze. Il ministro ha convocato un tavolo, ha un tavolo le l'avvocatura per conoscere la situazione, ma soprattutto quali fossero gli intendimenti. E devo dire che a quella riunione di venerdì scorso, del 5 giugno, il presidente Cajazza, il nostro presidente, ha chiesto al ministro, una volta riassunto il quadro, ma che era ben noto evidentemente anche alla struttura ministeriale, un atto politico diretto per risolvere questa situazione e che credo, vista la richiesta unitaria di tutte, sia dell'avvocatura istituzionale che delle, associazioni, credo che ci sarà in questo senso almeno l'impegno del Ministro. Noi non possiamo immaginare di arrivare al 31 luglio con questa, ripresa così lenta. Questa è una forma di denegata giustizia, è un servizio pubblico che non risponde alla domanda per la quale, alla quale è deputato. E dunque sono necessarie misure straordinarie, dovremmo immaginare di poter fare udienza nel pomeriggio, il sabato mattina, acquisire una parte del tempo della sospensione feriale, altrimenti se non poniamo in essere questi strumenti avremo un carico giudiziario che si accumulerà e davvero una situazione che poi diventerà ingestibile. Da subito è necessario prevedere anche un intervento normativo in sede di conversione del decreto,
dibattito in corso attualmente in Parlamento, perché non sia più, perché i capi degli uffici giudiziari abbiano indicazioni molto molto più stringenti e non una semplice richiesta di prudenza rispetto al pericolo di pandemia. Quindi non c'è omogeneità nelle misure che stanno attuando gli uffici giudiziari? Assolutamente no, assolutamente no, e se da una parte questo è giustificato dalla diversa situazione logistica dei palazzi di giustizia, ma certamente non è più giustificato dall'obiettività della condizione di pericolo di contagio, di pandemia. Tutti i servizi, ma non solo i servizi pubblici, tutte le attività imprenditoriali sono riprese, non si comprende perché i tribunali, ovviamente con tutte le precauzioni del caso, il rispetto delle indicazioni e delle misure di distanziamento sociale, non possano essere riaperti. Il tema oggi è quello della totale ripresa dell'attività giudiziaria, salvo quelle situazioni in cui ciò non sia possibile per una precisa indicazione dell'autorità sanitaria. Dobbiamo cioè rovesciare l'impostazione. Non si fa attività giudiziaria a meno che ciò non sia possibile con le misure, ma riprende l'attività giudiziaria a meno che ciò non sia consentito da pericoli che debbono essere evidentemente, che sono individuati dalle autorità sanitarie. Quindi molti uffici giudiziari o alcuni comunque sono fermi in questo momento. Quali sono le principali criticità proprio anche dal punto di vista pratico? Ma noi abbiamo una enorme, definiamola così, criticità, che è come dire, la mancanza del personale di ausilio al giudice, la mancanza dei funzionari di cancelleria, degli addetti alle segreterie, che sono in condizioni di smart working. Questo per il penale significa avere personale che certamente legittimamente non si reca sul posto di lavoro, ma non può svolgere dalla propria abitazione privata alcuna attività, perché non ha accesso ai registri delle notizie, ovviamente della gestione del penale, dei dibattimenti penali, delle procure della Repubblica, non ha accesso e non può avere accesso da remoto ai fascicoli e a quant'altro, e quindi è impensabile che questa situazione possa continuare. È necessario ovviamente attraverso un'interlocuzione con le forze sindacali, con le rappresentanze, ma questo è un compito della politica, che si ritrovi la modalità per la quale il personale addetto alla filiera dell'attività penale possa riprendere nelle proprie sedi la propria attività e il proprio ruolo. Certo, e ci sono anche degli esempi virtuosi che avete riscontrato? Ci sono alcuni esempi virtuosi dove la volontà dei capi degli uffici giudiziari hanno dato indicazioni diverse, ma il problema è che la legge emergenziale non dà al capo dell'ufficio il compito di indicazioni, come dire, generiche, e già questo ha fatto sì che negli oltre 200 provvedimenti territoriali nascano situazioni le più diverse, ma poi è il singolo magistrato o il singolo presidente di quella sezione o di quel collegio penale che dà le indicazioni specifiche rispetto ai processi che possono essere trattati, e questo crea anche un problema, a nostro avviso, insomma, di legittimità di questi provvedimenti, perché queste indicazioni non possono che appartenere, a nostro avviso, al legislatore, e quindi a questo dato, che nell'emergenza poteva avere una qualche giustificazione, oggi deve essere posto rapidamente rimedio. Ecco, e il quadro potrebbe essere quello appunto della conversione del decreto rilancio? Certamente sì, in questi giorni in Parlamento è in discussione, sono in discussione anche le norme, l'articolo 83 e seguenti, che disegnano il quadro
dell'uscita dalla prima fase dell'emergenza anche per il processo penale, e l'occasione della conversione di quel decreto legge sarà l'occasione, io penso, io credo, anche per l'iniziativa governativa di come dire, rilancio vero dell'attività, non essendo immaginabile questa come dire, che la situazione non subisca modificazioni, perché altrimenti ci troveremo a una fase di emergenza 2 con queste caratteristiche che giunge al 31 luglio, al 31 luglio inizia la sospensione feriale dal 1 agosto al 31 agosto, e dunque ci ritroveremo a settembre con una valanga di procedimenti tutti rinviati in quella fase nella primavera del 2021, che faranno da tappo alla celebrazione ordinaria dell'attività giudiziaria. Questa è una situazione che è possibile evitare, ecco, questo è il punto, è possibile evitare. Ecco, avete fatto anche una stima del potenziale contenzioso arretrato che potrebbe crescere, o che è già cresciuto ovviamente, visto che è da inizio marzo ormai che siamo praticamente fermi. No, una stima percentuale non sono in grado di proporla, e non posso lanciare numeri a caso, quindi non conosco l'incidenza specifica. Conosco l'incidenza dei 3 mesi di blocco sostanzialmente completo in relazione al carico di un anno, e quindi peraltro sono tutti mesi assolutamente pieni di attività giudiziaria, perché marzo, aprile, maggio e poi giugno e poi fino alla metà di luglio ordinariamente sono i mesi come ottobre e novembre nei quali si concentra la celebrazione dei processi, e quindi è un carico davvero insopportabile per la macchina una volta che sarà sommato, dovesse essere sommato al carico ordinario dell'anno successivo. Certo, e avvocato, come vedete come Unione delle Camere Penali il processo penale a distanza, come è stato diciamo, beh, definito? Insomma, il processo da remoto non è più un tema di dibattito politico e culturale, cioè chi aveva proposto questo lo aveva proposto assolutamente consapevole che era un modo per fare i conti con le garanzie e non per rispondere all'emergenza. Immaginare che possa essere celebrato a distanza un processo di garanzia dove vengono svolte le tecniche di esame e controesame, dove il giudice lontano non possa nemmeno cogliere il linguaggio, la gestualità, le incertezze dei testi, dove non si comprende dove siano le persone e con quali controlli, dove il difensore è onerato di compiti che non gli sono propri, addirittura deve garantire presso il suo domicilio privato una serie di condizioni per la celebrazione dell'udienza, dove i giudici non hanno più la segretezza della Camera di Consiglio incontrandosi da remoto, è una cosa assolutamente improponibile che neppure la magistratura italiana ha mai voluto, e quindi la seconda versione, diciamo, della legge corretta nel secondo decreto legge, che pure consente il processo da remoto in certe situazioni solo per una attività limitata, è stata un atto di resipiscenza politica come dire assolutamente doveroso. Ma il punto è un altro, è che nemmeno quella attività viene svolta, perché il processo da remoto è un processo che non funziona, perché il giudice penale non può celebrare giustizia con quella modalità. E guardi, la prova del 9 si ha che quando si è giunti alla seconda fase dell'emergenza, gli stessi giudici, nella stragrande maggioranza dei casi, poi certamente le eccezioni vi sono, però hanno denunziato gli stessi protocolli fatti con l'avvocatura per la celebrazione delle udienze direttissime o delle convalide, che pure potevano
essere celebrate da remoto, proprio perché l'esperienza aveva dimostrato quanto quel meccanismo fosse assolutamente complicato, dovesse essere davvero confinato a quella fase breve di primo momento di emergenza, perché non consente la celebrazione con un apprezzamento delle facoltà, dei diritti della difesa nel processo, tenuto anche conto che il nostro processo tiene già talmente tanti guai e talmente tante ormai restrizioni dei diritti della difesa, che davvero quelle sarebbero insopportabili e renderebbero il ruolo del difensore un semplice e un mero simulacro. Certo, ma ecco, visto il carico, no, di dipendenze che si è accumulato in questi mesi, secondo lei è ipotizzabile pensare anche a delle misure per velocizzare i processi? Dunque, noi avevamo un tavolo di consultazione convocato dal Ministro proprio per misure sulla ragionevole durata del processo. Ci sono proposte quali rilancio dei riti alternativi, una maggior possibilità di accesso all'abbreviato al patteggiamento, il mutamento della regola di definizione dell'udienza preliminare e così via, che possono certamente essere rilanciate nel dibattito per la riforma del processo penale, ma non ci sono meccanismi di semplificazione del processo. Il legislatore ha in mano altri strumenti di pacificazione sociale, se riterrà, ai quali fare ricorso eventualmente per risolvere o contenere questa situazione, ma queste sono scelte del legislatore. È certo che non si possono immaginare situazioni di ulteriore erosione o compromissione delle garanzie difensive, perché nessuno, io credo, possa rivendicare un sistema che produce risultato e dunque sentenze, quali che siano, senza avere anche riferimento alla qualità, alla giustizia, al minor rischio di errore giudiziario. Assolutamente. Diciamo che alla base, a parte appunto una mancanza di linee guida, c'è proprio una mancanza di risorse ormai endemiche, che in questo momento viene fuori ancora più in apparenza, insomma. Ma questo è indubbio. Noi, voglio dire, abbiamo più volte sottolineato però quale sia la nostra distanza dal pensiero di questo Ministro della Giustizia, di come la sua visione della giustizia penale sia lontanissima dai principi di diritto penale liberale e del giusto processo che noi sempre rivendichiamo, e come al fondo dell'azione di questo governo, come del precedente, vi sia un'idea populista e giustizialista dello stesso processo penale. Però dobbiamo anche dare atto al Ministro della sua disponibilità al confronto e di avere fatto e di fare uno sforzo per reperire risorse per la macchina della giustizia. Certamente sono assolutamente insufficienti di fronte alla qualità e alla potenza della domanda e della richiesta di intervento che oggi questa macchina esprime per un funzionamento che sia appena appena dignitoso. Ecco, un'ultima domanda: come andrà avanti il tavolo con il Ministro? Siete d'accordo? Noi siamo Camere Penali, ma credo tutta l'Avvocatura, è in attesa di quell'atto politico che il Presidente Cajazza aveva indicato come necessità, come segno per una ripresa vera dell'attività giudiziaria. Vedremo nelle prossime ore che cosa accadrà, il confronto continuerà, io credo che insieme potremo anche individuare ulteriori interventi utili alla riforma. Certo è, il Ministro ci ha anche detto che la consultazione
continuerà anche sui temi della riforma dell'ordinamento giudiziario, e per noi è un tema assolutamente rilevante per l'effettività delle garanzie. La nostra proposta non è quella non di interventi riforma del semplice meccanismo elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura, ma è quella per la separazione delle carriere. Noi rilanceremo con forza questa nostra battaglia, proprio perché il 29 giugno arriva in discussione in Parlamento la legge di iniziativa popolare che noi abbiamo promosso con la raccolta delle 75.000 firme, e vedremo e chiameremo la politica si misurerà anche alla luce di tutto quanto è emerso, sta emergendo di commistione di potere, anomalo nel campo delle indicazioni che riguardano anche le scelte dei capi degli uffici giudiziari, le carriere dei magistrati, la necessità che davvero vi siano due consigli, che vi siano una diversa organizzazione delle carriere dei giudici del giudizio e invece dei magistrati del pubblico ministero. Bene, avvocato, io la ringrazio molto per essere stato con noi e insomma speriamo appunto che questa emergenza serva quantomeno per riavviare insomma il filo del dialogo tra l'avvocatura e la politica. Di nuovo grazie a Roberto Rosso, segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Grazie a voi per l'invito e per la vostra attenzione. Ecco, un saluto anche ai nostri ascoltatori e appuntamento alla prossima puntata.